quarto giorno di ritiro per la Juventus qui in Barrendena a Pinzone, una giornata molto importante perché questo pomeriggio è venuto a far visita alla squadra Giuseppe Marotta, il direttore generale dell'area sport, che si è presentato prima al mister Gigi Del Neri e poi al capitano Alessandro Del Piero. Questa è la notizia più importante della giornata, senza ombra di dubbio, giornata che era cominciata con l'allenamento della mattina con la partitena nel campo da 50 metri, 11 contro 11, e terminata 1-1 con le reti di Davide Lanzafame e poi a cui ha poi risposto il gol di Luca Marrone, tra l'altro uno dei gol più belli di questa prima parte del ritiro. Poi seduta pomeridiana soprattutto focalizzata per quanto riguarda la tattica, dove Del Neri ha provato la linea difensiva soprattutto, e sono messi in luce e molto bene sia Nicola Negrottaglie che Alcibiade, e poi soprattutto anche le fasi d'attacco personalizzate con le coppie composte da Diego Ribas d'Acuña e da David Trezeguet e poi da Mauri e Del Piero. Questa per quanto riguarda il quarto giorno di ritiro, domani come sempre doppia seduta. Innanzitutto benvenuto per la prima volta ai microfoni di Juventus Channel. Abbiamo visto faticare i giocatori, questo è il quarto giorno di ritiro qui a Pinzolo. Qual è la tipologia di allenamento che stanno svolgendo gli atleti della Juventus? Ma è un allenamento che stiamo portando avanti in maniera graduale, quindi è sempre in forma aerobica, ancora non è richiesta l'intensità che successivamente vedrete nei nostri allenamenti. Stiamo lavorando sul volume, quindi allenamenti abbastanza lunghi, e sempre però con dei concetti che poi dopo di volta in volta verranno sempre sviluppati. Abbiamo visto anche dei cardini in ogni allenamento, una prima fase oltre al riscaldamento di possesso palla, poi due gruppi di lavoro e poi anche negli ultimi due giorni, nelle sedute mattiniere, nella partitella, che poi per quanto riguarda i tifosi è quella gasa sempre anche un po' di più. Sì, sono d'accordo, la partitella diventerà poi dopo parte integrante della nostra struttura di seduta, perché comunque la parte ludica alla fine è sempre necessaria come completamento dell'allenamento. Noi crediamo come principio anche in altre situazioni, che sono delle situazioni tattiche che ti creano equilibrio e ordine, però non tralasciando sicuramente lo sviluppo delle partitelle che da qui in avanti ci accompagneranno. Come cambieranno poi gli allenamenti, soprattutto verso la parte finale del ritiro qui a Pinzolo? Cambieranno si restringeranno i tempi e aumenterà l'intensità, e aumenteranno quindi proprio dal punto di vista fisico le intensità agonistiche. È il vice storico di Gigi Del Neri, e vogliamo raccontare ai nostri telespettatori qualche segreto, qualche caratteristica del nuovo mister bianconero? Ma guarda, è una persona con la quale mi trovo bene, con la quale ho legato al di là degli aspetti professionali, una persona molto limpida, diretta, schietta, e credo che siano delle caratteristiche che comunque, se c'è buona fede dall'altra parte, siano sempre delle qualità che vanno riconosciute. Qual è stata secondo lei la vostra forza l'anno scorso alla Sampdoria per la conquista di un risultato assolutamente straordinario? La nostra forza è quella sempre di aver insistito sul nostro concetto di lavoro, e la squadra ha mostrato grande disponibilità e grande credibilità in quello che nelle nostre proposte. Poi dopo, logicamente, quando raggiungi degli obiettivi così straordinari, la componente magari fortuna al momento giusto, al posto giusto, è necessaria. Però credo che sono coincise le idee e la disponibilità dei giocatori. Forse è ancora presto un attimino per parlarne, ma ha una sensazione di gruppo in questo momento? Quali sono le sue sensazioni in generale per quanto riguarda i primi giorni alla Juventus? I primi giorni, come sempre, sono di studio, sono fasi di conoscenza dove il giocatore cerca di capire velocemente le persone con cui si trova a dover lavorare inizialmente e viceversa. Quindi questa è una fase di grande rispetto reciproco che ci dovrà accompagnare tutto l'anno, però credo anche grande curiosità. Quindi per ora penso, per quello che vedo, di trovare la disponibilità giusta per fare un buon lavoro. Le mie sensazioni sono stupende, sono in una squadra ricca di campioni, da una storia molto importante, e devo essere sincero nel dire che mi ci vorrà tempo per realizzare in quale club sono arrivato. Che impressione ti ha fatto Del Neri, che impressione ti ha fatto il gruppo in generale? Il gruppo mi ha fatto un'ottima impressione, come ho già detto, tanti campioni, persone giovani che hanno voglia di lavorare, per cui l'impressione è stata ottima, così come il mister, un gran lavoratore da quel poco che ho visto, e spero mi dia tanti consigli per potermi migliorare. Questa è la svolta della tua carriera, approdare alla Juventus? Questa è decisamente una chance che mi potrà permettere di svoltare la mia carriera, poi starà a me dimostrare quanto valgo. Hai un obiettivo in mente particolare, un sogno da coronare con la maglia della Juve?
giocare, giocare con continuità e dimostrare. Senti, Del Neri ha lavorato già tantissimo dalla prima seduta sulla tattica. Cosa è che chiede a voi in particolare, voi terzini? Ma ci chiede di ricordarci innanzitutto che siamo difensori, quindi dobbiamo evitare che la squadra prenda gol e poi di supportare gli attaccanti e il gioco offensivo. Il lavoro, molta fatica, abbiamo visto anche ieri delle ripetute in salita, inizia a farsi sentire. Ma per il ruolo che ricopro, per le caratteristiche che ho, correre mi piace e per cui sono contento di correre. Hai scelto che numero utilizzerai nella Juve? Numero 2, perché è stato il numero che mi ha accompagnato da quando ho iniziato nei pulcini dell'Atalanta, mi ha portato fino alla Serie A e poi l'avevo un pochino perso, lo indossavo solo in nazionale nell'Under 21, per cui spero che sia un numero che mi dia grandi soddisfazioni come già me ne ha regalate. L'ultimo anno a Roma che cosa ti ha lasciato? Mi ha lasciato un'esperienza importante. Io a Roma sono stato bene, ho lasciato un gruppo straordinario, un ambiente con il quale mi sono trovato benissimo. E è stata un'esperienza decisamente importante perché arrivare così vicino allo scudetto e non vincere poi nulla fa male, però ora sono concentrato a ottenere grandi successi con questa maglia. Una grande festa per celebrare il quinto anno di ritiro della Juventus a Pinzolo, per far sentire la squadra tutto il calore della sua gente, per permettere ai tifosi di vedere da vicino, tutti insieme, i propri campioni. Venerdì 9 luglio Pinzolo si colorerà ancor più di bianconero per la presentazione ufficiale della squadra in piazza San Giacomo. Si inizierà alle 19 con attività e giochi che coinvolgeranno i bambini delle soccer school e delle scuole calcio della Val Rendena. Quindi alle 21 l'evento entrerà nel vivo. Paolo Belli, grande tifoso bianconero e voce di linea ufficiale della Juventus, salirà sul palco con la sua band. Terrà un concerto che accompagnerà il pubblico sino al momento clou. Sarà ancora Belli insieme a DJ Nanà e Valeria Cerdello di Juventus Channel a chiamare sul palco, uno per uno, i campioni bianconeri e i membri dello staff tecnico che potranno così ricevere l'abbraccio dei propri tifosi e l'in bocca al lupo per la prossima stagione.